Ciao ragazze, allora in questo video mi vedete totalmente in versione casalinga perché sono uscita da poco dalla doccia e quindi ho la pelle pulita perché comunque ho solo messo la crema, non ho niente, ho una maglietta abbastanza casalinga e niente, perché in questo video vi volevo far vedere come faccio i capelli. È un video facilissimo, è un metodo stupidissimo, ma secondo me molto efficace, che io personalmente a cui non avevo mai pensato, ecco, ora che ho i capelli un po' più lunghi, l'effetto mi piace molto. E praticamente sono i capelli che avevo nel video precedente, quello sull'haul DIY con delle Yankee Candle, magari ve lo lascio da qualche parte, qui vediamo da qualche parte. E niente, vi faccio vedere come procedo. Allora, io ho lavato i capelli, li ho tenuti con l'asciugamano per un quarto d'ora, 20 minuti più o meno, perché comunque così un pochino lo asciugano e poi assorbono l'eccesso di acqua. Allora, questi sono i miei capelli proprio al naturale, che sono abbastanza disordinati, non hanno una forma ben precisa. Quindi io cosa faccio? Passo sulle punte questo styling spray, cioè questo spray questo spray per la protezione del calore. Questo è quello della testa nera, della linea Palette, e l'ho pagato, è abbastanza carino, non è niente di che. Io non ne metto tantissimo, più che altro lo metto sulle punte, non tanto sulle radici perché altrimenti si sporcano troppo in fretta, e poi faccio così. Ok, quindi per chi non so che capelli, si dice che i capelli bagnati non vadano pettinati perché si spezzano, poi io in realtà ho proprio questa spazzola che è proprio terribile. Infatti stavo proprio pensando di prendere le simil Tangle Teaser, perché ho visto da acqua e sapone. Io devo per forza pettinare i capelli. Quando non li pettino li devo fare per forza ricci, perché ho i capelli molto sottili e che si imbrogliano, tipo le guardie e non si imbrogliano. Allora, in questi video vi dico che sto parlando a bassa voce, uno perché vabbè non mi piace gridare nei video, anche perché molte persone mi hanno detto che preferisco i miei video quando parlo a bassa voce, e siccome mi viene naturale parlare a bassa voce, lo faccio. Ci sono, capisco, ci sono perché sono, si rilassano ad ascoltare i video a bassa voce. Infatti avevo una mezza idea di fare i video ASMR, cioè gli ASMR, non so che cosa, è l'acronimo di qualcosa, ma non ho idea di che cosa sia. E comunque sì. Ci stavo pensando, non so se potrebbero interessarmi, non so neppure come si fanno perché non li ho mai fatti, quindi non lo so. Non lo so, comunque intanto faccio questi video in cui parlo un pochino più a bassa voce e vi faccio ripassare, ecco, un po'. Allora, eliminiamo tutti questi capelli. Ok, comincio ad asciugarli un po' e in questa parte spero di riuscire a togliere il volume, altrimenti la taglio, perché capisco che il rumore del phon può dare fastidio. A me non dà fastidio affatto, anzi io mi rilasso col rumore del phon, però capisco che ad alcune persone può dare fastidio. Una cosa, il phon lo metto caldo perché io li asciugo, e ora vi faccio vedere, ecco, la parte di sopra, perché quella di sotto mi serve un po' umida. Se una volta asciutti vedo che è troppo asciutta, poi aggiungerò un po' d'acqua. Comunque, a questo punto, che più o meno diciamo che la prima asciugatura è stata fatta, io comincio a stirarli con una spazzola rotonda, tipo questi. Io preferisco quelle di legno, però
solo queste, quindi vabbè, mi accontento. E comincio. Quindi, dopo che più o meno tutti i capelli sono asciutti, l'importante è avere la testa, quindi i capelli attaccati alla testa, asciutti, perché altrimenti viene il mal di testa. Ora faccio la riga più o meno centrale, perché a me per questa pettinatura mi piace di più la riga centrale, ma potresti anche farla laterale. Io sono una veterana della riga laterale, quindi un pochino voglio, ecco, vedete, un po' si sposta, quindi la, perché questo non mi sta di qua quindi la sposto un po', cerco di farla più precisa possibile. Ok, e adesso pettino un po' i capelli. Vedete, continuano a essere imbrogliati. Lo metto il balsamo solo sulle punte, ma lo metto sulle punte, sulle lunghezze. Quindi li divido anche dietro, più o meno come viene, tanto non è che poi resteranno fatti così. E quindi io li divido in due ciocche, volendo li potete dividere anche in più ciocche, ma io ho tanti capelli ma sono molto sottili, vedete? Cioè, non so se lo notate, sì, si nota. Sono tanti ma sono sottili, quindi due ciocche vanno più che bene. E poi le faccio centrali per essere più uniformi. Ecco, questa, vedete la lunghezza dei miei capelli in questo momento, che poi sarebbero anche un po' più lunghi, perché però non sono stirati. Cioè non sono stirati con la piastra. Quindi adesso viene la parte più facile di tutte, prendere un po' di acqua. Io prendo l'acqua minerale, ma potete farlo anche con l'acqua termale, con l'acqua del rubinetto, tranquillamente. La mettete un po' sulle mani e bagnate la parte finale, diciamo da qui in giù, che praticamente per me corrisponde a dove ho il colore. Io di solito lo faccio con l'acqua corrente, quindi adesso è un po' complicato farlo con l'acqua in bottiglia. Quindi i capelli adesso sono un po' umidi, io li bagno un altro po'. Non fate come me che lo fate con l'acqua in bottiglia, ma che se lo volete fare con l'acqua in bottiglia magari mettetevi sotto in un lavandino qualche. Quindi li tiro un pochino dietro per non darmi fastidio, perché di solito questa cosa la faccio la sera prima di andare a letto, e quindi poi quando dormo sul fianco, perché dormo sul fianco, cioè dormo a pancia in giù ma con la testa girata, mi sono dato uno schiaffo, e non li mettete proprio qui perché non mi danno fastidio, quindi li metto un pochino dietro e un pochino più in alto, perché sennò mi danno fastidio anche in quel caso. Comincio a girare. Il senso in cui girate è abbastanza vostra scelta, quindi potete girare o così o al contrario. A me viene meglio farli così, quindi comincio a girare i capelli, quindi li giro e contemporaneamente, io spero che voi vediate, faccio questi piccoli chignon, non so se così si possono chiamare. Li fermo, bene che facciate aderire tutto al chignon, li fermo così, così sono troppo rigidi che mi danno fastidio, mi tirano i capelli, un pochino li muovo. E questo è uno. La stessa cosa faccio dall'altra parte, mi metto sopra l'asciugamano, ti evito di bagnarmi.
preso più acqua. Io li metto dietro le orecchie, perché poi io li metto sempre dietro le orecchie i capelli, perché non li sopporto i capelli davanti agli occhi. Infatti anche quando... ecco, questo l'ho bagnato un po' di più, infatti magari dopo sistemo anche l'altro. Diciamo che devono essere umidi, ecco, non bagnati. Però perché prima li stiro? Li stiro perché comunque stirarli solo con la spazzola, non con la spazzola rotonda, mi raccomando, stirarli gli dà una certa definizione che altrimenti non avrebbero, ecco. Quindi io vi consiglio vivamente di stirarli, perché sì, ho provato a farli non stirati, ma vengono troppo caotici, ecco. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. Si pretendono tirare i capelli quando ho fatto questo movimento, perché si imbrogliano nelle dita, però cambiate il dito così non si spezzano. Io spero tanto che questo ti abbia dato qualcosa. Non fa niente se non sono nella stessa posizione. Un altro nastro e lo fermo. Lo so, uno è più grande, uno è più piccolo, ma questo dipende da come avete fatto la riga, ma non fa assolutamente niente. Le posizioni cercate di farle quanto più possibile nello stesso punto, più che altro per non darvi fastidio. E quindi adesso niente, cosa faccio? Con tutta l'acqua che mi sono messo addosso, no, perché questi sono dettagli, i capelli caduti, e questi sono altri dettagli. Niente, cosa faccio adesso? Se è sera vado a letto direttamente così, perché sono un po' umidini, però non sono bagnati, perché comunque le radici le abbiamo asciugate per bene. Mi raccomando, asciugatele bene. Questo era il mio stomaco, che ho fame. Le radici asciugatele bene, altrimenti proprio viene il mal di testa. Anche poi scoliosi, come si chiama? Insomma, il dolore al collo e tutto, non mi ricordo come si chiama. E quindi vi consiglio di asciugarle bene, poi li lasciate così per preferibilmente tutta la notte. Ora io adesso faccio, devo pranzare, poi più tardi devo uscire con delle mie amiche, quindi vi faccio vedere il risultato dopo, e che per voi è adesso. Il momento della verità è arrivato. Allora, è passato un po' di tempo perché sono... guardate il casino che c'è qui, è finta che non c'è, e sono passate... saranno un paio d'ore, credo, all'incirca, sì. Quindi mi sono già truccata e tutto. Vi faccio vedere, quindi sono passate poche ore in effetti. Sarebbe meglio appunto fare versione notturna. Comunque vedete, viene questo... coso. E poi basta fare così, semplicemente vengono dei capelli meravigliosi secondo me. Ora se lo lasciate più tempo ovviamente vengono più belli, no? Più definiti. Però io avevo poco tempo oggi, quindi ora io cosa faccio? Dopo metto un goccino di lacca, ma veramente poca, per definirli meglio. Così sono ancora un po' bagnati, ma non fa niente. Questo lato viene sempre un po' più. Prima metto un po' di questo, di nuovo, il che è anche un prodotto per lo styling. Praticamente faccio così, solo alla fine, per fissarli. E faccio lo stesso. Mi faccio le mani, faccio così. Quindi, io adesso esco tra un quarto d'ora all'incirca. E controllo se ho bisogno di ora si afflosceranno un po', ecco, non staranno così alti, si afflosceranno, diventeranno un po'
più moscini come nel video precedente, però l'effetto secondo me è già bellissimo, perché ci sono proprio questi capelli, guardate il sole, non lo so, non riesco a mettermi al sole, no, purtroppo no, però perché c'è il sole ma ancora non è, dove sta? Di qua. E ora si sposta verso la mia camera. L'effetto è molto bello, vedete, già si stanno abbassando e arriveranno, diciamo, poco, si abbasseranno un altro pochino. Niente ragazze, poi potete anche, io li lascio così, ma potreste anche tirarli su tipo in questo modo se vi piacciono, farci qualche specie di acconciatura tipo così, però io li preferisco così liberi. E niente, io spero che questo video vi abbia dato qualche spunto, qualche idea per realizzare questo tutorial, per così dire. È facilissimo farlo, quindi chiunque veramente può provarlo a casa, è veramente per ciompe. E fatemi sapere se lo provate, se vi riesce, se non vi riesce, se c'è qualche consiglio che mi volete dare. E niente, io vi ricordo che vi potete iscrivere tranquillamente, è gratuito, io sono molto contenta se vi iscrivete, qui sotto c'è il pulsante, vi lascio giù i link a tutti i miei social. E niente, condividete il video perché mi fa tanto piacere e ci vediamo presto.